avviso l'intervento da parte di due psicologhe, spesso in colloqui congiunti con una frequenza abbastanza elevata, a mio avviso non era appropriata. E quindi lo ha ribadito, dottoressa Viola, poi però... È del tutto anomalo che due terapeuti visitino una persona, cioè questa avviene soltanto in un certo tipo di terapia che si chiama terapia sistemica, dove c'è un terapeuta e un coterapeuta. È anomalo che due psicologi... Due è anomalo, insieme. Quattro? Quattro è del tutto fuori luogo, del okay. Tutto irrituale. Ok, avvocato Bocciolini. Sì, è anomalo, diciamo che quello che dice Pirfo in realtà, cioè il problema è che questi incontri sono stati fatti anche in corso di perizia e questa è una cosa gravissima prima e dopo e durante la perizia di Pirfo. Quindi ora, per carità, giustamente il perito è perito, il tribunale sarà peritus peritorum, però il punto è che è una cosa gravissima, se veramente questi incontri sono stati fatti ed erano inopportuni, erano anomali nelle modalità, non sono stati videoregistrati, addirittura non so chi, ovviamente perché il pubblico ministero, che sembra molto determinato su questo, dice che qualcuno avrebbe imboccato addirittura una condizione riferire un abuso precedente, se il pubblico ministero dice sono in grado di metterlo nero su bianco, significa che lui ha la prova, probabilmente un'intercettazione, una registrazione che dice esattamente che alla Pifferi qualcuno ha detto di riferire qualcosa di ben preciso. Poi l'interesse, ripeto, che avevano personalmente questi eventuali soggetti, questo non sta a noi dirlo, ma se è successa una cosa del genere si chiama favoreggiamento ed è una cosa gravissima, perché se aiuta un soggetto imputato di un reato gravissimo non solo a deludere le investigazioni ma probabilmente a ottenere un risultato processuale a lui favorevole. Quindi è insomma è una situazione molto delicata, come diceva giustamente Roberta prima. Il controesame di Pirfo, giustamente collega, lo dovrai fare e hai fatto bene a chiedere l'invio, però secondo me Pirfo su questo può dire poco, lo dirà l'indagine e gli elementi acquisiti dal pubblico ministero. Allora, le famose